Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti dopo secoli dal primo episodio. In realtà voi non ve ne state accorgendo perché però in realtà noi sono 2 mesi che non registriamo il secondo episodio della Soul Link Pokémon Platino con chi? Bene ragazzi, mi sento un po' commosso essere tornato dopo tutti questi mesi che con chi? Con la leggenda, signori, con la leggenda. Garibbe. Abbiamo avuto tanti problemi a registrare, spero che non ce ne siano anche nel video. Detto ciò, Luke, che cosa andiamo a fare oggi e quali sono i cambiamenti che delineeranno la traiettoria ascendente della nostra serie? Mi sono un po' perso per strada, però comunque sì, ragazzi, faremo tante belle cose. E tra l'altro fuori parte abbiamo fatto dei soprannomi veramente che sono la fine del mondo. La fine del starter. Mondo. Io l'ho chiamato, adesso ti faccio il collegamento. Il mio starter l'ho chiamato Rhodes. Che è una... il tuo Pokémon è una Zumal, giusto? Esattamente, se non ricordo male. Sì, minchia, okay. Bei tempi, ti ricordi? Mamma mia, bei tempi, sono passati un po' di mesi. Allora, quindi... raga, perché l'ho chiamato Rhodes? Perché Rodi è un'isola, quindi l'acqua. E poi c'era il colosso di Rodi. Noi sappiamo che Azumarill è noto in competitive per la sua abilità macroforza. Puntualmente il mio ha parafulmine, ma questa è un'altra storia. E quindi l'ho chiamato Rhodes, che vuol dire in inglese Rodi. Vi siete persi anche voi? Se sì, lasciate like. Ha sganciato la bomba come soprannome subito, No. Io invece ragazzi l'ho chiamato Houston perché Pokémon Spazio, Houston, non so se, attenzione, un bel like. Se vogliamo parlarne. Ah, Luke, quanti like facciamo raggiungere considerando che è il mio episodio, quindi non abbiamo i money? Secondo episodio direi ragazzi almeno 500, io li vorrei anche raggiungere sul canale di gioco. Gentilmente anche perché poi quando uscirà stasera ci avremo avuto entrambi il boost, quindi saremo più iscritti. Luke, io sto prendendo. Io ho preso lo strumento giù, che è una baccanata. Cioè, guarda come inizia bene sta serie. Oh. Iniziamo con le bacche. Tipico il nome del Soul League. Sì, un classico. Nella Soul League di Rubino e Zaffiro. Tutte le ho trovate. C'avevo cazzo la collezione sul davanzale, le ho messe. Una lastra pugno. Vabbè, dai, comincio bene. Insomma, tu almeno qualcosa di buono ce l'hai. Io ho preso una baccanata. Cosa fa una baccanata? Indebolisce l'attacco super efficace di tipo terra. Bene. Bello, no? Bellissimo. Aspetta, okay, Luke, sto per fare una domanda molto scomoda. Ma è crazy, è crazy Lock sta rom? Cazzo si ricorda? Allora, sono passati 2 mesi, quindi la risposta mi pare che sia no, ragazzi, però non ci scommetterei tanto. No, secondo me sì, perché all'inizio... Sì, perché all'inizio, dai, quando c'erano gli starter facevamo... dai, prendi questo che si evolve poi. No, beh, le evoluzioni sono random, poi tipo i tipi... Intendevo le evoluzioni random per il clickbait. Comunque sto per fare la prima cattura, Luke, nel percorso 201. Raga! Devo ancora dare la mia match, un attimo, che okay. Ma io sto facendo la cattura sul percorso 2-1, non hai trovato Pokémon? No, io c'ho la staccionata per scendere, quindi sono stato un po' avanti. Furbone, allora aspetta, vado anch'io dalla match. Pensavo, mi sono preso... Mi sono preso uno strumento utile, ovvero l'agenda che butterò nel primo cestino che troverò in passato. Che, vabbè, ragazzi. Tipo il diario di scuola, no? Capito? Veramente. Che lo prendi, dopo lo compili i primi 2 giorni, poi dopo non lo segni più i compiti neanche ti pagassero. No, infatti, non c'è verso, ragazzi, io lo butto nel primo cestino. Oh, quando è che arriva la madre di Barry? Oh, perfetto, la madre di Barry stereotipata che tipo non ha nessuna caratterizzazione, è la classica madre stronza. Mamma di Barry che da pacco. Wow. Interessante questa analogia transgender, ci piace? No, veramente fantastico. Allora, mamma, ok, adesso mi ha dato sto pacco e ciao a tutti, ragazzi, va bene. Siamo a posto. Road to homosexuality, vai così. Beh, Gio, io, visto che siamo su tutto canale, io ti concederei l'onore di partire per il 201 con la cattura. Ma che dolcezza. Cioè, vorrei questo onore. Ma che dolcezza. Vada, voglio un Pokémon pesante. Anch'io vorrei un Pokémon pesante. E... Zio, Dusk Noir! Beh, direi che pesante. Pesante però... poi no, mi fa un po' cagare. Aspetta, però sto controllando lo starter. Lo starter è segnato come 201 il percorso, sto guardando.
Quindi, vabbè, minchia, dai, non siamo lì a contare lo starter e lo starter, dai, non sei mai fisso. Esatto, ragazzi, ho fatto un pochino, insomma, il sapientone, ma adesso aspetta che ti dico. Aspetta, il tuo Pokémon è quindi un Dusknoir, il mio! Ma non ci voglio credere! Non ci posso credere! Ma io c'ho Palkia e Mewtwo, tutti rendono conto. Cioè, quindi cosa, mi stai dicendo che se tu perdi la cattura, io perdo la mia? Cioè, tu non lo catturi mai, Mew? No, lo catturerò sicuramente. O sei Pokémon, attenzione, cioè, non vorrei dirti. Dai, io ne ho prese 10, ma Luke, minchia, ma non puoi aver trovato veramente due leggendari così. Lo so, già, però uno. Ho fatto già un giro, è già un passo avanti. E anch'io ne ho fatto uno con Dusknoir. No, vabbè, raga, però, cioè, vedete che poi uno dice, ma bastardi, fate il clickbait. Però se me lo mettete lì il clickbait, io non ho. Cioè, che dici? Secondo te regge un calcio in volo di un Palkia, Mew? Secondo me no. A che livello? Però... aspetta, a che livello è Palkia e a che livello allora... è Mew? Palkia al 7, invece Mew è a livello più basso per un selvatico, ovvero al 2. Quindi siamo a posto, direi. È rischioso. Io intanto sto per prendere Dusknoir, che continua ad essere sempre vicino. Ragazzi, ma chi me l'ha fatto fare? Ecco, Mew, non ci sta. Ma a quanto era quotato, Luke? Cioè, nel senso... È solamente Gastroacido, quindi è un Pokémon, ragazzi, che mi sarà molto utile. No, come ha solo Gastroacido? Ragazzi, che ho fatto di male? Ha fatto un giro e non ne fa solo uno. Ok, io da Dusknoir continuo a fallire miseramente la cazzura. Ora vado a spacca, cioè, faccio calcimbolo, se mi sentirai urlare vuol dire che hai perso la cattura, quindi vai. È stato bello. Calcimbolo, non gli ho fatto niente. No, però mio a Dragartiglio, su un palco non è proprio il massimo della vita. Ha solo gastroacido, cheat. Le ultime parole famose prima di perdere la serie. Ma Abisso è quella che ti sciotta. Madonna. Ok, io ho preso Dusknoir nel mentre. Ok, il mio ti ha dato veramente la vita quella più bassa possibile. Dusknoir, Pokémon pinza. Termini tecnici di Game Freak, complimenti. Potrei chiamarlo, visto che lui faceva tipo i portali, lo potrei chiamare Wormhole. Sì, ci sta. Un bel riferimento, ragazzi, ai giochi che abbiamo giocato troppo in questi mesi. Ma... Sai che io mi sono drogato dei Wormhole, mamma mia. Sì, ma adesso... sarà tipo la DDG, sarà una roba del genere. Ok, Joe, purtroppo ultima Pokémon, veramente non c'è verso di catturare. Vai, ma sono pronto a liberare il mio Dusknoir, tranquillo. Ok, ultima Pokémon, ragazzi, Joe purtroppo ha già perso un Pokémon per colpa mia questa volta, quindi... Uno. E niente, abbiamo perso la cattura, grandissimo Mew. Yeah, che bella la vita. Aspetta che vado a rivelare. Aspetta che ce la faccio. rip italiano. Vabbè, ragazzi, tanto capita. Libero da Dusknoir, prendo un po' di Pokéball. Volendo, io possiamo fare la cattura anche al lago. Verità, io non dico niente. Se volete, possiamo già. Ma aspetta, ma c'è già l'erba? Già che c'è l'erba. Sì, Luke, dai, non ce la siamo fumata due mesi fa, tranquillo. No, ma io non ho più soldi. Insomma, li sono fumati tutti con le Pokéball. Vendi l'agenda. Vendo il pacco di berry. Tanto non merce pregiata, voglio dire. Ragazzi, allora mi ero preso 6 Pokémon, sono rimasto senza soldi. Fantastico, ragazzi. Cosa mi vendo? Un rene? Non so, allora io ho 5 Pokémon totali. Oddio, se no sai cosa? Luca, sentiti sto magheggio. Andiamo a fare il tutorial di Lucinda, prendiamo le Pokéball. Anche. Madonna, già sei troppo avanti. Hai creato il gioco, veramente. Pazzesco. Allora, direi di velocizzare questo tutorial molto utile per i grandi navigati. Minchia, Drifloon così da... No, dai, Drifloon non lo voglio trovare, però. Da me va tipo uno starter, secondo me, un leggendario. Gengar, ecco, Gengar. Siamo lì, comunque, cioè, voglio dire. Siamo lì, no? Da momenti Gengar è considerato semi-leggendario, questo non lo trovavi mai nei primi giochi. Veramente, sti tutorial che mi sono utili quanto... No, veramente, fanno schifo sti tutorial. Utili quanto gastroacido su Mew a livello 2 nel primo percorso. Tanto mi son venduto da strapugno così, assolutamente povero. Grande così, Luke! C'è una di uno che tipo... Vai all'Ocean. Ce lo immagini, Luke, uno che va all'Ocean e gli fa, buongiorno, sì, vorrei venderle una lastra a pugno. E gli metti lì sto coso gigantesco sul bancone, bam... Aia, mi sono tirato una baia, mi sono fatto malissimo, mi sono tirato una botta. Due secondi dopo c'hai butta fuori, che ti gettano fuori dal locale, ma dettagli, quello sono dettagli. Sei visto una scena stra trash in videochiamata. Appena potremo editare il video mi guarderò questa scena qua finalmente, quindi... Allora, Luke, la cattura la fiamo sul 202 o sul lago Verità? Io andrei sul 202 perché, ragazzi, è un numero che porta fortuna, quindi posso andare a giocare. Vai, Luke, ti prego, non...
Non Gengar. Fammi orgasmare. Ho trovato Spoink. Spoink. Che schifo, ragazzi. Mi voglio veramente buttare. Mi hai afflosciato, davvero. Fa vedere chi trovo io. Mamma mia, Spoink. C'è ragazzi, ma che ho fatto? Aggron. Io come lo prendo un Aggron? Oggi cominciamo a non catturare già più nessuno, mi dicono, complimenti. La tradizione è quella. Non si prendono Pokémon al primo episodio. Nella prima metà della serie non si fa... No! Ho crittato, lo sto per buttare giù, madonna lui. Ok, veramente. Io l'ho messo proprio a vita 1, potrei provare a prenderlo. Anch'io. Oh, l'ho preso! Però, grande. Dai, forse la maledizione si interrompe, forse. Pokémon Corazza. Beh, questo qua è già un Pokémon normale rispetto a Pokémon Pinza. Ha un Aggron, come lo chiamo, Panzer, tipo carro armato. Dai, già l'ho catturato. Spoink e Aggron, seconda copia di questa. Tu i soprannomi li metti in maiuscolo o minuscolo? No, io in realtà ho fatto minuscolo, però sono tutti maiuscoli qua, effettivamente, adesso che è vero. Vai in minuscolo, va. Ormai sono andato anch'io in minuscolo. Bello, ho preso Aggron, perfetto, mi piace. Fa vedere un attimo come sto Pokémon. A sto punto la famo anche al lago Verità? Beh, a sto punto direi che non ci sono più barriere, veramente, possiamo farla, direi. Siamo qui, poi volendo potremmo andare fino a Giupilopoli e poi stoppiamo l'episodio. Ma direi che non fa posta più cose. Ma che piani ti sto facendo? Allora, che aspetta, uomo, fammi vedere un attimo sto Panzer come è conciato. Statistiche, quelle che sono. Cos'è? È OP. Ira di Drago, praticamente sono a posto. Ha vinto la serie, attenzione, ha già vinto la serie praticamente. Ira di Drago, vai, lo mettiamo pure davanti perché tra l'altro poi c'è tipo anche pugno rapido, danza spada, una combo della bello sto Pokémon, mi piace. Gio, praticamente ho trovato uno Spoink modesto, quindi buono per attacco speciale, però unica mossa troppo forte, cioè cosa me ne faccio? Posso anche gettarlo cazzo, via. È troppo forte, Luke, è troppo vabbè, forte. capita, sono i problemi della vita. Aspetta, ragazzi, la natura come cazzo si vedeva in sto gioco? Ah, placida! Placida, è una natura che è abbastanza buona, no, non cosa è vero. Non ho idea di cosa faccia, sinceramente. È da gettare in ultravarco, praticamente, per Pokémon, non mi dico. Cos'è che fa la nostra natura, scusa? No, non so, sarà neutra, tipo, immagino sia neutra. Sì, facciamo neutra, via. Facciamo ok, io sono andato a Riva Verità, che non è il lago Verità. Andiamo a Riva Verità, andiamo. Cosa stai facendo? Non lo so, però è disagio, cioè, è tutto molto disagiante. Dai, a sto giro mi ci butto io. Dai, tocca a te, Joe, è il tuo fantomatico turno, vai. Dai, a occhi chiusi, dal verso. Dai, vediamo. Potrebbe essere tipo un Namel. Un Tarantar. Snubbull. Madonna. Siamo un pochino calati con le catture, mi dicono, dopo una cattura recente. Mannaggia lui, dai, tocca a me adesso. Magari tu trovi Cutter, te lo ricordi Cutter, Luke? Sfidati che Caterpie uscirà di nuovo in questa serie, segnatelo. Magari adesso, se esce adesso, veramente, ragazzi, mi metto a piangere se esce adesso. No. È uscito Leafeon, ok, buono, no, Leafeon, io ho preso Snubbull, Pokémon Fata, lo potrei chiamare, minchia, Pokémon Fata, come cazzo fai? Tipo folletto confermato, anche qui. Ok, Pokémon Fata femmina, perfetto, no, lo potrei chiamare... Madonna, la durazione, che schifo. Lo chiamo... Pokémon Fata, Ma cazzo lo chiamo uno Snubbull? Sento un po' di dubbio, ma sì, effettivamente, come lo chiami uno Snubbull? Cioè, è un cane? Lo chiamo come il mio cane, lo chiamo Grace, cosa devo fare? Esatto, cos'è? È un bulldog tipo Snubbull, quindi una roba del genere. Dai. Bulldog due paia di palle, non è vero. Però c'è il maestro cattura Leafeon pure. Cioè, veramente, l'hai preso? Ragazzi, non... Sì, l'ho pigliato. Ah, siamo tre catture, cosa è successo in sto primo episodio? Ci siamo ripresi alla grande. Dopo quella Mew che veramente poteva farci fare un clickbait che andavamo in tendenza. Ah, ragazzi, ma veramente. Noi abbiamo le abilità randomizzate a differenza della mia Crazylock. Le randomizzate tutte, tranne i typing. Tanto la tua Crazylock, fammelo dire, a gioco le mosse ci sei andato pesante. Adesso te lo dico con qualche mese. Ma perché ho guardato il randomizer e ho detto, ma senti, ma vaffanculo. Proprio così, adeguato, ho detto, randomizer. Ah, ma tra l'altro, Rowan ci ha dato un MT, io non ho controllato cosa ci sia. Neanche io, MT 27 che poteva essere... Picchia duro, wow, Perché giga impatto? Cioè, praticamente in questo episodio hai avuto Ira di Drago, giga impatto, hai vinto. Aspetta, quasi quasi la insegno a Grace, così, out of nowhere. Dai, l'ignora... ce l'ha. Ma sai com'è? C'ha mangia sogni, voglio dire. Beh, sì, dai. Sì, è abbastanza inutile in questo momento come mossa. Un po'. A me che non ti impari proprio di fortuna ipnosi, ma ehi. E fu così che al prossimo livello... E fu così che veramente non imparò mai. Che dici? Fatemi qualche allenatore oppure dai, direi di farlo a sto punto. Se vogliamo andare a Giubilopoli, ma direi sì. Tanto li velocizziamo al nostro solito e via.
Dai, io comunque vogliamo... tengo davanti Panzer perché è letteralmente un carro armato, li apre tutti. No, io tengo davanti un po' Paglia perché so già che se metto davanti Spoink, tipo abbiamo già... Ciao, ragazzi, è stato un piacere. Abbiamo già un po'... C'era Sunflora, per fortuna che non l'ho trovato Sunflora, mannaggia, che schifo. Fammi una simile reaction a Sunflora. Madonna, sto così tipo Sunflora. Oddio, ragazzi. Intanto abbiamo Gennaro Budo Marmocchio. Il comeback, madonna. Ma Jill no! Botanico. No, Luke. Non ci credo, Joe. Non ci credo. Cosa è successo? Non ci credo. Il Budo mi ha mandato Azumarill. No, Luke. Che cos'è? Luke, aiuto. No, mi sono cagato addosso. Mi ha mandato in campo Aggron. E io mi stavo facendo la cacca addosso perché avevo paura che utilizzasse la cazzo di ira di Drago. Gioco, io ti azzumo di calmarsi, acqua di sale stava, mannaggia lui, l'ho shottato malissimo, mi sono preso tanti di quei punti che, mamma mia, sto veramente ragazzi esplodendo. Sto cazzo di Aggron è orgasmico, Luke. è così potente addirittura. È orgasmico, ho shottato un Mamoswine di 2 livelli superiori, sono salito di 2 livelli di fila, cioè una cosa che non sta né in cielo né in terra. Veramente, è talmente potente ragazzi che... È troppo forte. È orgasmico. Oh, bello sto Stuntler, ciao. Mi dai troppo forte. Veramente, se lo mettessimo su YouPorn andiamo in tendenza. Momenti. No, eccolo qua. Raikou. Raikou, il clickbait. Attenzione. Ma tranquillo che il clickbait l'ho fatto con Luke si lascia sfuggire Mew XD LOL. Oh mio Dio, lava sbuffo. Per fortuna che sono tipo acqua, quindi ciao. Bello sto Magby, ci piace. Oh, devo abituarmi al fatto che qua i tipi sono normali, quindi posso seguire un ordine logico, raga. Io non sono più abituato, già tra Eggblock, Randomizer, un casino. No, mi sono schiantato a terra con calcimbo. Zio, veramente. Dimmi che non hai perso lo starter perché giuro che tutta la serie ti infamo per tutta la tua carriera. L'ho fatto esplodere al suono di calcimbo in faccia. Quindi ok, io sto per prendere l'ultimo strumento del percorso che è una pepita. Oh, come rifarsi i soldi in 5 piccoli. Here comes the money. Oddio. Cinciò, ragazzi. Cinciò, sapete che momento è? Il momento torch della situa. Leggenda, cazzo, leggenda. Ciao, Creepy, come va con i Pokémon? Ne catturi? Secondo me dovresti catturarne qualcuno di più. Sì, certo, perché tanto le regole della Nuzlocke le fai tu. Esatto. Ma veramente, maestro. No, Lucinda, non mi portare alla scuola. C'è ancora un allenatore, ma da quando? Cinciou! Non ci credo, un altro momento torch. Ancora, ragazzi, ancora. Cosa sta succedendo? 2 Cinciou di fila, Gio, ma è un mondo distorto questo qua. È un ultravarco. Te che punto sei, invece? Io sono davanti a Bellocchio, di cui ignoravo la presenza, sinceramente. Ah, già, è vero che Bellocchio debutta da quel gioco e poi non ci vediamo veramente più di tanto. Debutta da quel gioco E poi è un continuo... Non lo so. In Ultrasole e Ultraluna si vede che tipo è un sottoposto di merda. Ok, questo Cinciò mi ha bruciato Palkia e me lo sta shottando con la Vasbuffo, quindi adesso io vado di blasfemie e sono super efficace oltretutto. Dica. Ma Palkia spazia su un parco di mosse... No, se va di qua davanti di questo passo è altro che spazio, veramente... Ma lui quando si nervosisce si spazientisce. Ragazzi, direi che i 500 like non li aggiungeremo mai in questo episodio. Anzi, probabilmente andiamo sotto zero con un bug di YouTube. Il bug di YouTube però... per le freddure. Andiamo alla temperatura a meno 273 gradi Kelvin. Esatto. No, cazzo sto dicendo? 0 gradi Kelvin. Meno 273 gradi centigradi. Aspetta un secondo, ho trovato la pietra dura che potenza le mosse tipo roccia. Cioè, è uno strumento utile, una volta ogni tanto, mi fa molto piacere. Poteva andarti molto peggio. Barry lo si affronta nella scuola allenatori, io ricordo male. No, si affronta dopo verso Mineropolis. Vabbè, a questo punto direi di andargli a parlare molto velocemente. Sì, ma non, secondo me non ci conviene sfidarlo, Gio. Io lo farei nella prossima parte. No, assolutamente prossima parte. Io adesso gli parlo, gli consegniamo Air Pacco. Poi c'è uno strumento nella scuola allenatore Luke. Consiglio spassionato. Andate Certo che Bellocchio veramente si fa certi pipponi, ragazzi. Sì, troppo peso Bellocchio. Uomo misterioso, tizio a caso, veramente. Chi sarà mai? Ah, ci sono pure gli allenatori nella scuola allenatori. Vai, facciamo che li faccio fuori velocemente. Tra l'altro ho trovato un bello FIBA. Ci piace. Soprattutto per fare evolver ci vorrà tipo due secoli. Ma quello è un altro discorso. Ma Luke, non so se sono io, ma io sto prendendo di quei punti esperienza che sono allucinati. No, anch'io. Cioè, tipo, sto facendo la maratona adesso. Già, sono già alla Lega. Posso andare alla Lega io se vuoi.
prossima parte, ragazzi, lega, quindi mi raccomando, mille like. Io sto prendendo delle like. Esperienze, raga, che non stanno in cielo né in terra. Dai, sì, affrontami, via. Comunque via, ci sono... Adesso... Comunque ci sono poi tipo quei clown maledetti per darti cos'è il Pokécron, una cosa del genere. Che cavolo di clown, veramente. Una bambina con Itran. Beh, l'ha catturato legit, secondo me, dai, secondo me... Oddio! Lascio te, no. No! Luke, ero indeciso se mandare Aggron o Azumarill. Alla fine sono andato per Azumarill, lui mi ha fatto Zampillo. Zio, Zampillo. Qua c'è una bambina. Solo che c'è un problema, io non ho pozioni e ho come l'impressione di essere in procinto di morire. Oh no! Aspetta, ok, non puoi morirmi così. Anch'io sono senza pozioni, non è che me l'hai detto. Mamma mia, dannazione. Ce l'ho fatto, ho vinto. Comunque mi sono beccato una bella Velox Ball gratis nella scuola, quindi dai. Io ho un super colpo gratis, è proprio un colpo al cuore, è stato un infarto, incredibile. Zio, c'è un senza soldi sempre, veramente. non mi ha dato niente gli allenatori del percorso 1, veramente facciamo sempre, uno schifo. Sto sempre che... senza i money. Esatto. Come direbbero dei ragazzacci di Roma. Non posso neanche pagare l'affitto. Comunque allora, ragazzi, dai. Direi che Luke ha appena finito. Concludiamo, sì. Nel prossimo episodio vi balziamo tutto il cazzo di coso del Pokécron che non frega niente a nessuno. Alleniamo, esatto, un pochino i Pokémon residui e basta, direi. Poi il resto ve lo cuccate, stronzi. Tutto ragazzi, tutto. Quindi mi raccomando, puntuali con campanella, mi piace, social. Veramente. Soprattutto tutto, venerate il Rocket e il dio merda che serve sempre. E Luke, dica. Concludo. Ma concludi, tanto io sono a posto, ho finito tutto. Perfetto, amori miei, noi ci becchiamo nel prossimo episodio della Crazy Lock di Pokémon Platino sul canale del 25, quindi se ovviamente vi siete persi il primo episodio, non l'abbiamo detto questo. Sì, ma dai, ragazzi, è una serie che è uscita su entrambi i canali, quindi uno da me e uno da Joe, molto quindi molto lineare. Quindi mi raccomando, lineare, se vi siete persi, cioè, the first episodio, andate a vedere the first episodio sul canale del Rocket. Quindi, tipo, il canale è molto, molto milanese, però. E nulla, ragazzi, comunque vi invito a lasciare un mi piace, raggiungiamo i 500 like, come ha detto la divinità del... il profeta, diciamo, profeta del canale, perché la divinità è un'altra. E nulla, rispondete alla domanda del giorno, passate da entrambi i social e premete entrambe le campanelle, manco foste, fra Martino Campanaro. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye, reclute.